Brotherhood Real Madrid, che per quanto concerne l'ottava giornata di Centurion Serie Ultimate, girone B, inizia subito la partita con il gol di testa dell'attaccante che sfrutta una lunghissima e potente rimessa laterale con le mani. È subito 1-0 per il Brotherhood. Calcio di punizione con l'interno sinistro, palla che schizza vicinissimo al palo. Continuano ad attaccare il Barberia. Superata la metà campo, provano a combinare i due centrocampisti, bellissimo il colpo di tacco a liberare il compagno, la volée, un'azione spettacolare, meravigliosa, conclusa dall'ottima conclusione al volo del numero 14 in attacco, doppietta personale per lui. Rimessa laterale, rischia di perdersi il pallone, così è il centrocampista, la conclusione potentissima, spacca la porta il numero 14, palla appena sotto la traversa, il portiere allunga la mano ma non arriva, è 3-0 Barberia. Ancora un contropiede per i ragazzi in maglia rossa, saltata la linea dei difensori, ancora per il numero 14, a tu per tu col portiere, questa volta se la fa bloccare. In conduzione di palla il numero 8, chiede troppo, commette un'ingenuità, se la fa portare via, arriva la prima marcatura per il Real Madrid che, dopo aver riconquistato il pallone, esplode il mancino al centrocampista e va a segnare il gol della bandiera fino a questo momento. E rinizia dunque adesso la partita, altri 25 minuti di gioco da goderci tra Brotherhood Barberia e Real Madrid, 3-1 in favore dei primi, che adesso usufruiscono di un calcio di punizione, battuto raso terra, la palla diventa di fatto un assist per il compagno, il tiro di Mancino bloccato a terra dal portiere. Appoggiati! Retropassaggio, poi disimpegno che diventa un assist delizioso, prolunga di testa l'attaccante, l'uscita del portiere, saltata di netto e 4-1 per il Barberia. Bellissimo il tocco molto elegante con il quale l'attaccante è andato con grande lucidità, con grande freddezza a saltare il portiere, poi la palla domesticata a porta sguarnita, pasticcia di nuovo la difesa del Real Madrid e arriva la marcatura del 5-1, questa volta va a segno il numero 11, rasoiata di collo destro che infila in mezzo alle gambe il portiere avversario. Pallone giocato centralmente, 4 contro 4, si mette in proprio e trova l'incrocio dei pali il numero 8, prende la mira e come un cecchino va a incastonare il pallone sull'angolo più lontano, 6-1. Calcio di punizione per il Madrid che è battuto con gran potenza, rischiava di diventare un assist, non arriva l'impatto con l'attaccante. Ancora Barberia, lancio in avanti, non so se c'è il tocco e il gol è da attribuirsi direttamente al centrocampista, ma fatto sta che proprio il movimento del numero 11 ha sicuramente tratto in inganno il portiere. Ancora un'azione per il Barberia, sopra già di 6 gol e arriva ad aumentare ancora il parziale, arriva la nuova marcatura da parte del numero 8 che di prima non va nemmeno a controllare il pallone, calcia con l'interno sinistro e trova la rete alle spalle del portiere per l'8-1, ma c'è tempo ancora per il Barberia che non accenna a fermarsi, il gol del numero 14 da pochi passi è riuscito a portare ancora di più un vantaggio già tennistico in favore del Barberia. Non c'è più tempo per il rinvio dal fondo, l'arbitro approfitta della sosta e decreta la fine della partita, rimane fermo a un punto il Real Madrid, sonora sconfitta per loro questa sera.